Eccoci in diretta dal mercato di Empoli, perché come ben si dice la politica vera si fa tra la gente, ma non solo quando ci sono le elezioni, sempre. E qui abbiamo anche chi ha esperienza della politica, la fa da tanti anni. Siamo tra la gente. Certamente è una grossa occasione questa qui di parlare con la gente, perché i problemi sono qui al mercato. Al mercato ci sono tanti problemi. Gente di tutte le razze, di tutte le condizioni sociali. Questo è uno spaccato della società e essere qui è la cosa più importante che ci sia per un politico. Oh, un'altra cosa che bisogna saper fare è ascoltare, perché è ora di finirla con tutti quelli che ti dicono cosa devi fare, cosa devi fare, cosa devi fare. Ma la gente vuole anche ragionare, la gente vuole anche dire le cose, vuole anche essere considerata. Ecco, questa è una delle cose che a me è sempre piaciuto, stare tra la gente, ed è anche una delle caratteristiche della Lega. Esatto, il problema fondamentale che questa società locale dell'Empolese Valdelsa ha subito è che i politici del PD, della sinistra in generale, non sapevano ascoltare e non sanno fare, non sanno gestire i problemi, perché si sono adeguati alla comfort zone nella quale la gente li ha messi e li ha tenuti senza chiedere a loro nessun risultato effettivo. La conseguenza è stato il disastro globale dell'economia della zona dell'Empolese Valdelsa. Fino a 25 anni fa era una delle zone più ricche d'Europa e adesso ha uno degli indici di disoccupazione più alti di tutta il centro-nord Italia. Oh, stavano dicendo prima, quanta gente veniva a lavorare? Quanti? Nella nostra zona era un'immigrazione regionale, ma anche fuori dalla regione, specialmente a Montelupo. Io ho i dati di Montelupo degli anni 70 e 80, ma c'erano quasi 1500 persone che si spostavano dall'interno del territorio per venire a lavorare a Montelupo. E oggi si sono persi tutti sti posti. Abbiamo perso tutti, ora c'è l'emigrazione. Montelupo è diventato, come tanti altri paesi, un paese deindustrializzato, dove in qualche modo ci sono residenze di persone che hanno vissuto fuori dal circondario lavorativo di Montelupo. La cosa più devastante dei numeri che non ci sono più, in termini di migliaia di persone che affluivano dalla campagna e dagli altri paesi a Empoli e a Montelupo, ricchi di confezioni, di vetrerie e di ceramica, è che si è perso la tradizione, certo. Il know-how. Non esiste più una tradizione del vetro a Montelupo. Ne stavamo parlando prima, anche oggi purtroppo, quando poi ti senti parlare in televisione, mescolano l'idea del lavoro con la finanza. Non è la stessa cosa. No. Perché oggi purtroppo si perde il senso del lavoro fatto dalle persone, a partire dall'artigiano con la piccola fabbrica e tutto. E troppo spesso invece fanno credere che abbiamo bisogno degli investimenti, che vengano dall'estero a farli. Quello è finanza, quelli vengono, mettono il loro interesse, quando poi non gli hanno più il loro interesse e non viene fatto, soddisfatto, si spostano e vanno altrove. Certo. È differente invece dall'artigiano, dalla piccola artigiana, la piccola industria, e devo dire anch'io, io vengo da un paese dove c'è sempre stata tradate, dove c'è sempre stata una grande attività industriale, ma fatta dai piccoli artigiani, fatta dalle piccole imprese. Quando tu perdi quello, perdi la ricchezza del territorio. Ma certamente. E dobbiamo difenderlo. Ma la fortuna dell'Italia è stata il nord-est. Il nord-est è stata fatta da piccoli artigiani che si sono cresciuti e hanno creato una zona che è stata una ricchezza europea di un'area molto importante. E questo è nel nostro piccolo, in forme più minori, ma anche nel nostro territorio, era questa la nostra condizione economica. Una volta che si è persa è difficile recuperarla. Un discorso finale riguarda le infrastrutture. Questa zona sempre è stata al centro naturale, perché è stata posizionata in un punto strategico, in uno di quelli che attualmente si potrebbero chiamare choke point del sistema viario e ferroviario della Toscana. Bene, non è stato sfruttato assolutamente. Abbiamo ancora una delle linee ferroviarie principali, la Empoli-Siena, a binario unico e con locomotori diesel. Questa è la sintesi estrema del fallimento totale della visione della sinistra per lo sviluppo del territorio. E questo è assolutamente vero, anche perché ieri mi sono fatto poi tutte le strade venendo, girando un po' anche il paese, a Castel Fiorentino. Di Castel Fiorentino penso che parleremo e parleremo ancora spesso, perché ieri abbiamo svelato un po' e questo sindaco va un po' raccontando, fa un po' come Pinocchio, racconta un po' le cose, magari ci crede pure, per l'amor del cielo, gli diamo la buona fede, però tutt'altro che reali.
ma le strade mancano, mancano le infrastrutture che sono rimaste vecchie. Se poi uno si abbassa e va sotto verso Siena, fa tutte le strade che vanno verso il Lazio, lì sembra veramente, se non fai ancora le strade, forse ai tempi dei Romani erano anche messe meglio in proporzione e in rapporto. Siamo molto scollegati, più che altro c'è una storia della questione, la strada regionale 429, che ormai sono passati anni e anni dalla prima idea, io non ero ancora nato, c'erano delle persone un po' più anziane di me, forse vivono alla mia età, e ad oggi non è ancora costruita. Ogni anno viene inaugurato un tratto, è stata divisa in parecchi lotti, ogni anno è stato sfruttato come bacino di preferenze, dicendo quest'anno inauguriamo questo tratto, quindi se ci voterete inaugureremo anche l'anno prossimo il successivo. Ogni anno passavano tratti, siamo arrivati all'ultimo e c'è ancora l'incognita del collegamento tra Empoli e Poggibonsi. Ad oggi non abbiamo risposte, non riusciamo a parlare con il commissario perché questa strada è stata commissariata dopo anni e anni di aziende fallite, di ditte che si sono perse nel niente, che hanno intascato soldi e la regione ci ha sempre rimesso. È stata commissariata, sono ripartiti i lavori. Come andrà a finire? Non lo sappiamo. Sicuramente la cosa certa è che domenica e lunedì, se voterete Susanna Ceccardi, sicuramente da martedì troveremo un bel punto per fare una bella inaugurazione e concludere finalmente questo tratto. Sembrerà una cosa paradossale, però questo purtroppo è la condizione in cui stanno praticamente il 90% dei paesi in Italia, soprattutto se ti abbassi e vai anche verso sud. Questo per dire che cosa? Che quando ti arrivano poi a prendersi gli impegni come hanno fatto per tanti anni qui in regione Toscana, poi si sono dimenticati del territorio. Ecco, questo noi non lo facciamo e questo non lo dobbiamo fare, ci prendiamo gli impegni e poi gli impegni dobbiamo mantenerli, perché questa è una delle caratteristiche che ci differenzia rispetto al Partito Democratico. Le cose quando vengono fatte buone le rispettiamo, gli impegni quando vengono traditi però lo denunciamo, perché sennò non va mica bene. Assolutamente. C'è un'altra problematica da sottolineare. Buongiorno a tutti qui dal mercato di Empoli. L'abusivismo commerciale, che è un problema purtroppo che aspetta, affligge anche... Vediamo un po' un attimo, perché il mercato tra l'altro oggi è bello pieno e c'è anche tanta gente. Ora, diciamo, purtroppo per la diretta, ma meno male per gli esercenti, per i cittadini empolesi, oggi non si vedono i venditori illegali che di solito stanno lì sul ponte, che puoi parlare là, dietro la bandiera nostra della Lega. Oggi non ci sono, forse perché ci sono più controlli anche dovuti alle elezioni regionali, ma di solito sono pieno di persone di colore che vendono borse andando a danneggiare il Made in Italy, andando a danneggiare gli esercenti che dalla mattina alla sera lavorano duramente e rispettano le regole. Quindi l'abusivismo commerciale è un fenomeno che anche come Lega Empoli stiamo cercando di contrastare, ma che il PD non vede. Il PD non esiste, anzi... Durante il Consiglio Comunale ho sentito l'estrema sinistra, ancora più a sinistra del PD, che ha avuto il coraggio di dire che sono attività di venditori normali, non riconoscendone l'illegalità e non riconoscendo il danno che viene fatto ai nostri esercenti e al Made in Italy. Ecco, questa è una situazione che si ripresenta purtroppo molto spesso nelle nostre città. E ancora una volta lo dobbiamo dire, badate bene che quando poi vi dicono che la loro è un'integrazione che vuole le persone, no, l'integrazione si fa col lavoro. Se non c'è lavoro e vengono consentiti agli abusivi di essere l'anello delle associazioni criminali che poi stanno dietro ovviamente alle produzioni falsificate e tutto, vuol dire veramente mettere in fallimento il paese, e oggi che abbiamo per di più la crisi economica e il Covid, questo è un ulteriore schiaffo. Continuiamo la nostra bella giornata qua da Empoli, dove tanta gente voterà la Lega e Susanna, questa volta si fa la differenza. Saluto a tutti, forza Susanna!